Benissimo, allora partiamo immediatamente con Marano Lagunare in festa. San Vio si chiama Cesare. San Vio. Cosa significherà Cesare? Siamo in Veneto! È probabilmente una contrazione di San Vito, credo. Benissimo, ma siamo in Veneto, dobbiamo parlare del Veneto che dice esclusivamente Veneto, Cesare! Allora facciamo, c'era scritto. Parliamo venezian. Venezian oggi se siamo in Veneto. Andiamo avanti parlando venezian. Va bene, non c'è problema, un'ombra te la capevuta? No, no. Ancora no, ancora vabbè. No. Allora adesso ci troviamo immediatamente in questo bellissimo, in questa bellissima mostra di... Velieri in miniatura. Sentiamo adesso il signore che mi dice veramente una bella cosa, sentiamolo. Benissimo. Questo è il costruttore? Sì, ascolta. Federico De Perini. Di dove? Marano Lagunare. Perfetto. Da quanti anni fa questo lavoro? Sono 15 anni. Esatto, hai sentito? Quando che sei andato in pensione? Esatto, comunque diciamo che è lui l'autore. Sì, senti, senti che gli ho detto. È andata, con guarda, è andata in barca con questo, col marito. Il ascolta, marito ascolta. Gli era? Gli era vicino. Ma come stava lì dentro Cesare? Mi non so. Sai, comunque c'è anche il veliero dei pirati, sai che si usa adesso sì, ultimamente, no? Il Golfo di Napoli anche. Eccolo, guarda, guarda, guarda il veliero, eccolo lì che c'è. La bandiera nera, il teschio. Eccolo lì, benissimo. Comunque dobbiamo salutare anche la moglie perché la moglie è quella che fa le vele. E questo è importante, eh? Vedi, c'è un connubio, una coppia proprio che lavorano insieme. Benissimo, salutiamo questa bella coppia e salutiamo questa bellissima mostra. Sì, per andare in barca bisogna essere affiattati, è chiaro. La barca è esatto, guarda il campanile in alto per vedere da lontano chi arrivava. Cesare, quasi i pirati saraceni. Eccolo il pirata, ecco un vecchio marinaio. Cesare, salutiamo adesso tra poco. Tanto vecchio non era, ma marinaio, no, probabilmente diciamo sì. Sì. Ecco il gioiello veneto. Ecco il primo gioiello della giornata. Mamma mia, attenzione. La Sabrina Ferilli di Eccola Marano lì. Lagunare. Di Marano Lagunare, visto che gioiello Cesare, non mi sono accorto di lui, ascolta un attimo, eh. Io non mi sono ancora accorto di lui. Ah, campione olimpico. Ecco, ascolta adesso, quello tra un attimo. Con i piali bianchi? Sì, sì, possiamo sì. Possiamo dire il suo nome? Puoi dirlo, ma adesso vedrai che torna indietro. Saltiamo la moglie che qui è a destra. Adesso io vado a filmare di qua, poi il mio computer ritorna a funzionare e torna indietro. Ascolta un attimo, eccolo qua. Dopo dirai tu. Si dica qualcosa, io l'ho vista a Gradisca per il premio di Italia San Marco. Allora, cosa mi può dire di questo? Abbiamo avuto un'occasione per venire a trovare degli amici, eravamo in ferie a Lignano, ho preso il traghetto, sono venuto a Marano e passiamo la giornata a Marano. Che è una bella città, una bella comunità, no? Tra l'altro oggi c'è questo movimento, c'è stata la processione delle barche, molto bello. Mamma. Questa è l'amica della moglie, sortiamo la moglie e la figlia. Ecco, e allora puoi dire anche subito, lui campione di sci, no? Campione olimpionico della ecco. 50 km di sci, Giorgio Di Centa da Paluzza, dalle nevi perenni della Scandinavia alle spiagge infuocate dell'Adriatico. Ha detto che il prossimo anno lo aspettiamo alle Olimpiadi, Speriamo bene, un'altra medaglia per la famiglia Di Centa, dopo quelle della sorella Manuela. Che l'ho intervistata, eh? È la volta di Giorgio e saluto anche l'altro fratello che si chiama Andrea con cui ho parlato al telefono questa sera. Benissimo, lo salutiamo tutta la famiglia che noi portiamo bene. Guarda lì, Palazzo dei Provveditori del 1600, Montareno, sì. Bellissima comunque Marano, devo dire bellissima Marano, salutiamo intanto Fabio e Andrea. Sono gli organizzatori di quella festa. Questa, che andremo dopo, sì. Che andremo dopo, intanto andiamo a vedere intanto la processione che ci sarà. Qua ci sono le bancarelle. Siamo nella giornata di domenica mattina, esatto. Quando si è tenuta la processione, ecco, sta per cominciare, sì. Penso. Tra un attimo, intanto vediamo un po' di barche. In onore a San Dio. E ci sarà anche, guarda il cane che fermo che sta, no, hai visto? Sì. Ecco, allora vediamo. Per bilanciare la barca. Ecco, fai attenzione, ecco il tuo omonimo, fai attenzione, si chiama Cesare anche lui. Quello a destra, sì. Sì, lui è direttore della protezione civile, un grande personaggio. Ecco, ci troviamo nel porto, sì. Molto moderno, vedo. Guarda che bello. Un bellissimo ponte. È del Veneto, attenzione. La rosa dei venti. Non sbagliamo come Carrido, Cesare. Abbiamo già rischiato grosso. Oggi siamo in Veneto. Perciò... Per par condicio quest'anno siamo andati a Marano. Eccolo là. Ecco, arriva il motoscafo su cui garrisce la bandiera della Serenissima. Ecco, benissimo. Poi Leone di San Marco. Fammi salutare anche gli amici di Carlino che saremo anche là senz'altro. Bene, guarda le tre caravelle, Cesare, sì, di Colombo. Come si chiama? La Santa Maria. Eccoli. Questa è quella di Don Mario Toso. Ascolta.
Allora, io ho sentito questa canzone, però l'ho sentita anche a Grado, come mai? Sarà la canzone dei pescatori. Dei pescatori, dei marinai, penso, no? Ben augurante, perché il vento soffi sempre in poppa. Arriva dalla tempesta. Arriva l'orchestra che tu hai insegnato il nome, vai a intendere. Sì, la banda Stella Maris. Eccolo lì, Stella Maris, sono tutte delle stelle, Cesare, delle stelle marine. Bene, ma comunque devo salutare, prima anche di andare avanti, salutiamo gli organizzatori che hanno ripreso di nuovo questa festa che la andremo a vedere dopo, no? Sì. E questo è molto importante. Fabio e Andrea sono due giovanissimi, veramente due personaggi che hanno dato l'anima per ritornare a vivere questa tradizione, una tradizione che era insita ormai nel vivere sociale di questo centro dell'Adriatico, dell'Alto Adriatico, che ha scoperto così le antiche tradizioni alternandone con un soffio di modernità, come vedremo in seguito, derivata dalla giornata del sabato quando si è tenuta la festa cui hanno suonato tra gli altri gli Absolute Five, che sentiremo più dopo tardi. dopo li sentiremo un attimo. Allora, prima di tutto la banda Stella Maris, scusa, dopo aspetta un attimo, devo salutare Alessandra che mi ha dato l'ordine dall'alto, se no mi picchia. Alessandra di Gorizia, del segno della Vergine, perciò così sa che lei, perché mi fa, allora vuol dire che saluterai tante Alessandra, anche mia figlia si chiama Alessandra come secondo nome. Allora saluto Alessandra con il suo compagno, un grande direttore di orchestra che organizza vari concerti di musica. Bene, allora andiamo avanti con questa grande festa, con questa grande processione, e abbiamo anche intervistato il nuovo sindaco di Marano Lagunare. Neo eletto. Sì. Allora, attenzione. Volevo dire che oltre alla banda Stella Maris si è esibito anche il gruppo amatoriale Milano Cante. Bene, lo puoi tenere anche per dopo, che li sentiremo anche dopo. Quando che cantano, ci sarà la banda, ci sarà la sfilata. Cesare, vai tranquillo che adesso devi pregare. Non devi dire in dialetto, te devi pregare. Come si dice? Come? No, in va bene. Tu devi No. In Veneto, Cesare, oggi siamo in Veneto. Te devi pregare. Siamo qua, te capivo qualche ombra, niente oggi ancora, va bene. Allora andiamo avanti e adesso andiamo con la processione, scusate, noi anche un po' scherziamo perché la vita è fatta anche un po' di scherzo. Comunque questa è una bellissima processione, andiamo. Torniamo il sacro al profano. Ecco, ma sì, va bene, eccolo lì il nuovo sindaco, dietro, adesso aspettiamo, lo intervistiamo. Un fascio tricolore. Lo intervistiamo immediatamente. Ecco qui che ricchetti non mancano a Marano Lagunare, evidentemente le mance del paese. Ecco il fotografo. La fotografa, ascolta. Ecco, abbiamo il nuovo sindaco di Marano Lagunare. Senta, lei è la prima volta che fa questo viaggio, no? Diciamo sindaco, sì, in passato ovviamente abitando io qua, essendo originario di qua, di Marano Lagunare, l'ho fatto come fruitore, diciamo, per me è una grandissima soddisfazione, una fortissima emozione, devo dire la verità. Chi abita qui lo sa e lo può capire. Senta una cosa, è comunque una manifestazione che è aiutata da tantissima gente. Tantissima gente che trova le sue radici proprio quasi nell'antichità ed è molto sentita tra la popolazione locale e non solo, perché come vede ci sono anche tantissimi turisti e questo non fa che ovviamente farci piacere, insomma, fa renderci molto orgogliosi della nostra festa. Adesso scusate, ma niente, la situazione continua. Grazie. Cesare, l'ho beccato. Attenzione, salutiamo il parroco, leggi che c'è il nome, Cesare. Mario Toso. Ecco,